Ci sei Paolo in cuffia? Ci sono. Ecco il gol di copertina. È l'unico gol del Colonna. Che lo segni proprio te. Com'è andata? Beh, diciamo che stava andando bene quando andava male. Ecco, adesso comunque sia 2013-2014. Ecco il mister Damiano Buttinelli di questa squadra. L'esordiente 2001-2002. Un pronostico, mister, come andrà quest'anno? Speriamo bene, è troppo poco. Cioè, ragazzi, si lamenta. Come andrà, Enzo? Guarda le mani, guarda. ragazzi, siete concentrati per l'inizio della stagione? Sì, diciamo. Come andrà? Vinceremo? Sicuro? Ve voglio sentire convinti. Vinceremo? Più forte! Più forte! Va bene, comunque oggi è 2 novembre del 2013 e siamo a Tor Vaianica. Lunga trasferta, siamo arrivati anche un po' stanchi dopo circa un'ora e dieci, vero Paolo, di viaggio. Qui le squadre stanno per entrare in campo. E ecco, vediamo i saluti. È la prima di campionato, gruppo misto 2002-2001. E niente, c'è praticamente un cielo abbastanza nuvoloso oggi, comunque, anche se fa caldo. Devo dire che per il mese di novembre fa molto caldo qui a Tor Vaianica, però è umido. Ecco, vediamo i saluti e poi la parola passa subito a te, Paolo. Vai per la telecronaca, inizia qui la partita. Batte il Tor Vaianica. Ecco qui, andiamo con un rinvio di corto di Federico verso Claudio. Qui riprende il pallone il 7, la passa e tira l'11 del Tor Vaianica. Torna Andrea. Sì, in questo primo tempo un po' avaro di occasioni. Questa sono già metà in realtà. Delle azioni significative. Brandolini qui recupera palla a centrocampo. Ecco Max. Va avanti. Prende palla Max. Però fa troppi tocchi. Era meglio tirare subito lì. Poi ancora di palla Max. E arriva a deviazione del difensore. Certo, alla fine poteva anche finire meglio questa azione. Il Tor Vaianica controlla palla in difesa e cerca di ripartire in contropiede. Claudio riprende palla e qui la riprende il Tor Vaianica, doveva darla subito Claudio. Qui ancora al tiro il Tor Vaianica e il miracolo di Federico. Beh, bella parata questa in due tempi di Federico che salva la porta del Colonna. Il Tor Vaianica ci prova ancora, ma riparte dalla difesa il Colonna con il contropiede di Andrea. Che ora cerca Max, Quadraro, che la passa Max sul taglio, tiene ancora palla Max, la dà, arriva al cross, c'è Lucarini al tiro, che viene però parato dal portiere. Sì, un pochino centrale questo tiro, anche se alto. La rimessa di Godita, la prende Brandolini, la gioca con Quadraro, la ripassa a Lucarini che ancora prova la conclusione, anche qui Moscia. Riprende palla. Qui finisce credo il primo tempo. Sì, finisce il primo tempo. E vediamo, inizia qui il secondo tempo e entra anche Paolo. Il Colonna parte subito all'attacco. Quell'occasione sprecata. La punizione. Questa è l'azione del gol. Penso. Sì, è l'azione del gol. La palla. Dai. No, non è l'azione del gol. Andrea prende il pallone, la passa a Brandolini. Ecco, no, è l'azione del gol. Max, la deviazione della Giusegna. Gol! Azione prolungata, finalizzata da te, che ti sei fatto trovare davanti alla porta smarcato. Mi raccomando, quando segnate state calmi come me. E vediamo però il proseguo della partita con la reazione del Tor Vaianica. Il Tor Vaianica ora va all'attacco. Il 10 fa una serie di finte. Luca cerca di fermarlo con il raddoppio di Renzi. Va in
passaggio ancora il 10, va alla conclusione il 7 e qui c'è la parata di Federico. Un bel intervento ancora di Federico che si fa trovare pronto tra i pali. Il Tor Vaiorica in questo tempo sta proprio attaccando. Il 7 ancora, va alla conclusione e ancora si fa trovare pronto Federico. Il Tor Vaiorica va. Ancora il Tor Vaiorica che sta cercando il pari e sta praticamente a spostare il baricentro tutto in avanti. Ecco. Mi sa che questo il no, il 3 va alla conclusione e ancora Federico. Sì. Però in questo qui caso prova ad attaccare in colonna. Viene messo a terra l'oro, ma non c'è rigore. Ancora il tiro, ancora la parata pronta del portiere. È stata in colonna, è andato vicino a segnare il raddoppio. Vabbè, se l'ha tirato. Però purtroppo adesso vediamo cosa succede, perché dal mancato raddoppio scaturisce forse il pari del Tor Vaiorica. Il Tor Vaiorica ci prova con questa azione, cerca di non perdere palla. Proprio sullo scadere del tempo. Allo scadere del secondo tempo, a tempo anzi praticamente tempo, scaduto da circa 30 secondi. Sul recupero pareggi a Tor Vaiorica. Questo è un duro colpo per il Colonna, che praticamente poteva andare a riposo con un gol di vantaggio, invece si trova in parità. Il morale adesso passa dalla parte del Tor Vaiorica. Ecco qui che finisce il secondo tempo. Inizia il terzo tempo con la battuta del Tor Vaiorica. Tor Vaiorica controlla. Ecco, vediamo che controlla Tor Vaiorica. E manovra subito un'azione offensiva. La ferma Luca e poi a spazzare Andrea. La palla ancora buona. La riprende Max, la tiene dentro. La passa a me. Rimettata la teo per il Colonna. Quattro di testa. L'immagine passa la rimessa da Tor Vaiorica. Mi è sembrato ancora, ok. Al tiro il Colonna! E qui c'è un prodigio del portiere che para a pugni piedi. Buona questa azione del Colonna con Raffaele Quadraro o Max. No, che Max è andato al tiro. È andato vicino al 2-1 il Colonna, ancora però. Il l'azione Tor Vaiorica. Il 2. Grande parata di Federico, anche in questo caso c'è stato un capovolgimento di fronte. Potevamo segnare Andrea, il Andrea recupera e poi viene con Brandolini sull'esterno. Cerca Max, che è lì proprio. Che occasione, poteva fare molto meglio. Doveva puntare sul primo palo invece che sul secondo. E comunque la buona l'azione. Facile. Il Colonna qui spazza male. Prende palla il Tor Vaiorica e qui il 7 va al tiro e questo è il raddoppio del Tor Vaiorica. Questo è il raddoppio del Tor Vaiorica su un'azione, diciamo, che si è svolta proprio al limite dell'area di rigore. C'è stato un tiro del 7 che ha fatto gol. Ecco, vediamo comunque la reazione del Colonna per tentare almeno il pari. Andrea lì ci prova. Andrea, la conclusione, para il portiere, pronto. Ancora vediamo un po' il Colonna, ancora un po' frastornato, comunque non riesce ad impensierire di molto Tor Vaiorica. Qui c'è un liscio. Il 2, arriva il 6. Ci mette una pezza Raffaele e lancia lungo. Vediamo se il Colonna riesce a combinare qualcosa. Cerca di fare tutto da solo, ma viene messo a terra. Viene stretto tra due avversari e quindi c'è calcio di punizione di Colonna. C'è un passaggio, tira chi? Non lo Brandolini, so. Brandolini penso. Non sì, credo. Brandolini. Brandolini, comunque il tiro è alto e non impensierisce per nulla la porta del Tor Vaiorica. Andrea ci prova, scivolata, ci va, godita. Poi Raffaele interviene. Parte e va la conclusione. Tiro un po' debole e prevedibile. Godita ancora, rimessa laterale.
Il Torvagliani che riprende il pallone. Siamo tutti in marcatura, forza! Tartaglione alla punizione. Vediamo cosa può questa fare. Questa è l'ultima azione per il Colonna. Vediamo cosa succede. Beh, qui forse Tartaglione poteva fare qualcosa di più. Poteva pure chiedere la distanza, mi sembravano un po' ravvicinati. Può essere. Qui il Torvagliarica cerca in tutti i modi di spazzare per tenersi in vantaggio. Ma qui addirittura tentazione offensiva, chiude il Colonna. E va bene, mi sembra che poi finisce qui la partita, purtroppo, eccola, finisce qui. E sul risultato di 2-1 per il Torvagliarica, ai tempi 3-2 per il Torvagliarica. È stata una partita che Colonna poteva anche vincere. Diciamo che il risultato, la sconfitta per il Colonna non è un risultato giusto. Il Colonna meritava almeno il pareggio in questa occasione. Comunque tutto bene, arrivederci alla cassa del capitano. Vabbè, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte.